qualche compagno dell'anno scorso mi ha chiamato, sia della primavera che della prima squadra. Per esempio? Mesto, Denelli, Floro, poi vabbè Doninelli, i compagni quelli della primavera che avevo più stretto l'anno scorso mi hanno chiamato quasi tutti. E l'esperienza nazionale? Com'è andata? Beh, giocato bene mi sembra, sì, no? 3-0. Sì. Andata bene, dai. Questa è la seconda volta che andavi? In che senso? Con l'Under 20, con la rappresentazione? Under 20 no, Under 20 no. Cioè, Under 20 sì, è la prima volta questa, Under 20. Avevo fatto tutto tranne Under 20, mai fatto. Va bene, senti, veniamo al Padova, allora c'è questa trasferta di Pescara. Insomma, arriviamo, l'ultima tre volte è andata male fuori, no? In casa sempre bene, fuori insomma si fatica. Il mister è convinto che insomma si possa tornare al ritmo insomma delle trasferte precedenti, che si possa insomma invertire questo trend delle ultime tre sconfitte. Beh, sicuramente... Noi, come anche quando abbiamo perso fuori casa, daremo il massimo. Speriamo di recuperare i punti persi per strada con una vittoria a Pescara, ecco. Sarebbe il massimo. E su Zeman, il Pescara, che idea ti sei fatto? Le stagioni, Zeman, forse, sì, però forse per lo sentito sanno dire, anche no? Lo sanno. Comunque è una squadra ultra offensiva che però ultimamente, visto le ultime partite, sa anche difendersi, non sa solo attaccare, quindi sarà sicuramente una grande partita. Speriamo di portare a casa il risultato, ecco, perché servono i punti, soprattutto in questa partita. Ultimamente la retroguardia ha preso qualche gol di troppo. Secondo te la causa? No, forse è un periodo così, ecco, succede durante l'anno e sta succedendo in questo momento. Sicuramente sia la retroguardia che tutta la squadra, tutti insieme sapremo ritirarci su da quel punto di vista, ecco. Sì, perché al di là dell'uscita un po' del rigore provocato qualche giornata fa, cioè da parte tua non ci sono stati gravi errori, insomma, hai giocato sempre bene. Ma penso di sì, poi sta agli altri giudicare. Sicuramente sul rigore a Varese ci ho messo del mio, poi tanti altri gol abbiamo avuto molta sfortuna, secondo me, qualche indecisione o errore di concentrazione, ecco, come il mio errore a Varese. Cano ti dà dei consigli? Sì, ma non solo lui. Vabbè, Andrea, Ivan e Sterkle su tutti, ma anche i compagni comunque mi hanno aiutato molto in questo periodo. Chi è che ti dà i consigli maggiori, diciamo? Sicuramente Andrea, Sterkle e Ivan, ecco, gli altri tre che comunque c'è il mister che ha fatto per tanti anni il portiere, gli altri due che sono grandi portieri tuttora che mi stanno aiutando tanto. Anche l'ha recuperato dallo strato. Sì, penso di sì. Quindi sarà in regola. L'avete un po' preso in giro? Vabbè, sì, abbiamo un grande rapporto tutti noi con lui, ecco. Senti, hai compiuto 19 anni, giovanissimo, davvero. Lo senti il peso della responsabilità di una squadra che comunque è costruita per obiettivi importanti? Beh, sicuramente la responsabilità ce l'hanno tutti, non solo io che ho 18 anni, perché tutti giocano per una squadra che deve andare, cioè comunque deve fare bene quest'anno e cercare là, ecco. Però quando si entra in campo si pensa solo a vincere, a fare bene, non alle responsabilità che ci sono. Se si vince va tutto bene. Compagni della difesa, cosa ti dicono? No, anche con loro, ma oltre che con la difesa tutti quanti, ecco, anche comunque perché i primi difensori si dice che siano gli attaccanti, quindi
tutti quanti dobbiamo avere un feeling particolare, ecco. Posso chiederti come festeggerai stasera? Non festeggerò. Domani andiamo in ritiro, quindi faremo magari la prossima settimana, inviterò tutti a cena per festeggiare inizio prossima settimana, però stasera niente. Neanche le paste? Le paste lunedì. Oggi è il compleanno. Sì. Auguri. Grazie.